Bene, cari scooteristi della Madonna, andiamo a tagliare la nostra Arrow, perché sappiamo benissimo che le Arrow all'interno, anche questa che è un modello fondo di magazzino degli anni 90, non è omologata, era venduta come racing anche sul suo librettino che c'era all'interno, c'era scritto componenti per bla bla bla. Anche questa so benissimo che ha all'interno delle strozzature, a parte che quando l'ho montata non faceva assolutamente baccano, un'espansione pura fa un macello che è la metà abbastanza. Inoltre in questi punti vedevo che c'era all'interno della saldatura, quindi cosa ho fatto? L'ho tagliata. Ragazzi, se vi piacciono i miei video, pollice in su, iscrivetevi, lasciate un commento se vi va, attivate la campanella delle notifiche e se volete supportare il canale acquistate un super grazie. Torniamo alla nostra Arrow. Dunque, io cosa ho fatto? L'ho tagliata dove c'erano queste saldature. Io l'ho tagliata a lavoro con un seghetto, si chiama troncatrice, è la classica sega a nastro. Sono andato a tagliarla in modo da avere un taglio netto, in modo che quando andrò a risaldarla sarà bello dritto pulito, in modo che non è tagliata a mano o con flessibile che magari fate delle zappate e poi c'è da fare delle saldature magari che non sono belle. Saldature, trovatevi prima uno che è in grado di saldarvela, tanto per cominciare. Dipende anche come volete poi farla saldare. Io qua la farò saldare a TIG. Se devo tagliarla anche qua o qua, qua poi vi spiegherò, qua lo saldo a MIG. Classico saldatura a filo. La saldatura a filo è così. Una saldatura a TIG è tipo questa, diciamo. Invece questa, ve lo dico per certo perché io lo faccio di mestiere, lavorare i metalli. Questa è una saldatura col cannello, con l'ottone. Perché l'ottone, questa è una pratica che si usava tanti anni fa. L'ottone cosa fa? Assorbe le vibrazioni e non fa spaccare le marmitte. L'ottone fa da smorzatore di vibrazioni e oltretutto è anche come saldatura è anche figa. Quindi avevo l'altra Arrow che avevo aperto anni fa, l'avevo fatta saldare appunto da un saldatore serio, perché io sì, so saldare, ma è meglio se lo faccio, certi lavori glieli faccio fare alla gente seria. L'avevo fatta saldare con l'ottone e mica durata alla grande. Comunque, tornando a noi, io sono andato a tagliarla e cosa ho trovato dentro? Tappo, tappo, saldatura, queste sono le saldature che vedevo appunto dall'esterno. Dall'esterno praticamente vedevo, non so se si vede, qua si vede. Si vede all'interno un alone come se del materiale volesse uscire e quelle lì sono i segni che c'è dentro la saldatura. A parte che sapevo benissimo che era strozzata, un po' perché conosco le Arrow e un po' perché non faceva un cazzo di macello. Cioè, questa qua c'ha sul terminalino corto, è una marmitta diretta, dritta e non faceva macello. Ho detto questa qua sicuramente è strozzata. E da questa parte ho trovato questo, dall'altra parte ho trovato questo. Questo qua praticamente è un fondello conico, diciamo, che fa così e c'è appunto, ostia, questi fori per far passare il gas di scarico. Però, cioè, è un tappo, cioè, praticamente è come avere un'espansioncina lunga così e basta. Sempre se, dopo quando lo aprirò, quando faccio saltare via questo, se non viene fuori, sono nella merda perché vuol dire che, come mi è già capitato con altre Arrow, ha all'interno una specie di controcono, di cono e si va a saldare qua. O qui, adesso quando lo apro ve lo dico. Quindi cosa faccio? Adesso prendo il Dremel, perché non mi voglio mettere qua con lo scalpello a spaccare le saldature che poi massacro tutta la marmitta e poi mi trovo lì una marmitta tutta massacrata. Col Dremel, con calma, faccio saltare via le saldature e vediamo un po' cosa succede. Discorso diverso invece è quello che voglio fare sul collettore. Il collettore qua, allora, questa marmitta, appunto, essendo dritta, per recuperare un po' di coppia ai bassi giri, gli hanno fatto fare un giro un po' più lungo al collettore, però è molto strozzato.
molto è lineare e è piccolo. Io cosa voglio fare? Voglio tagliarla qui, possibilmente, poi vedrò man mano che la taglio. Voglio farla praticamente più dritta, esce e va su, dritta, bella, fatta bene. E poi voglio cambiare questa staffa perché dover smontare tutte le volte la cuffia per tirare via la marmitta, a me non mi è mai piaciuto. Quindi rifaccio questa staffa la rifaccio al lavoro, faccio una staffa normale, poi questa faccio una staffettina con due asole, metto i bulloni in modo che tiro via i bulloni, tiro via i bulloni del collettore, marmitta viene via. E gli metto anche i silent block, gli antivibranti, in modo che è più difficile che le vibrazioni vanno a spaccare qualche saldatura o comunque è anche più comoda. Adesso mi armo di Dremel e faccio saltare via queste saldature. Ci vediamo tra poco. E uno e via. Ecco. Così è l'espansione. Adesso viene la parte più rognosa perché questi sono in fondo, devo usare una punta, neanche a dirlo, a punta e ci vorrà un bel po'. Non lo ricordavo bene. In pratica, qui dentro, si vede, sì? Qui dentro c'era questo, infilato dentro questo, cioè, me la ricordavo io sta mezza espansione. Infatti c'era, ho dovuto segarla anche di qua. Vabbè, poco ci fa. Vabbè. E niente, adesso è bella vuota. Poi, anche se... pesa sta roba. Lavoro da macellaio perché ho dovuto tagliarlo col flessibile, poi ho dovuto picchiarlo con lo scalpello per far saltare via quel poco di saldatura che c'era, per non rischiare di andare col Dremel a bucarlo e indebolirlo. E niente, adesso sì che è vuota. È vuota, ma non ho ancora finito. Scopiazzando le marmitte serie tipo non so, la Stage R1004, le Jolly, che una Jolly ce l'ho avuto in mano fisicamente e ho preso le misure anche di alcuni particolari. Cosa ho scelto di fare? Essendo che l'espansione qua come diametro è abbastanza generosa, diciamo, come cono cilindro contro cono. Però il collettore, essendo che era misero, appunto, perché questo era il diametro del collettore e io invece andrò a usare questo di qua. Notare. Userò questo perché io quando ho allargato lo scarico dello stage, l'avevo misurato e ho visto che era 28, quindi io mi sono procurato dei tubi che all'interno sono 28, perciò io prendo, faccio il collettore, prossimo motore che farò un po' serio, porterò lo scarico a 28 e perché di solito sono leggermente più piccoli, di solito sono 26, vabbè con l'originale 22 non ne parliamo. E quindi cosa ho scelto di fare? Dunque, per andare a beccare la mezzeria, tanto per cominciare, dei fori, io ho fatto Ho tagliato a laser questa piastra, poi andrò ovviamente a rifinirla, farla uguale. Ho tagliato questa piastra con il foro da 28, la mezzeria precisa dei prigionieri o comunque dei fori sul cilindro, in modo da avere una guida, in modo che quando vado a mettere su la marmitta io centro sempre il buco, no? Ok. Poi ho preso la sua piastra originale e ho
cominciato a mettere su un pezzo di collettore di tubo tagliato appunto a, era una curva, infatti si vede che è leggermente incurvata, era una curva come, se ce la facciamo, sì, era una curva tipo questa, l'ho tagliato un pezzettino e poi ho fatto con altre curve e altri pezzi di tubo. Altri pezzi di tubo, ho incominciato a fare i collettori partendo da queste fette fatte così, vedete? In modo da fare, come ho visto su tante marmitte, tanti pezzi, perché andare a creare una curva, anche in commercio, io ho trovato anche questa, però questa me la preparavo prima, era meglio. Anche questa comunque non va bene perché non esistono curve in commercio. Che vanno bene e appunto come fanno anche i costruttori di marmitte, li fanno tutti a pezzi per adattarle appunto alle varie sezioni, alle varie geometrie. Andare a far fare un tubo del genere con una piega tubi, che ci sono dei macchinari che apposta che fanno queste sagome, penso che avrebbe un costo esagerato e comunque non sarebbe ottimale. Quindi i costruttori cosa fanno? Tagliano giù queste fettucce e mano a mano gli vanno dietro, anche perché le marmitte serie sono fatte a mano, quindi non è che si scappa troppo. E appunto andando a misurare la jolly, io ho visto che dal collettore fino a quando non incomincia quell'area qua dove ho tagliato la marmitta, sono praticamente dritte, hanno lo stesso identico diametro. Quindi io cosa faccio adesso? Prendo, riparto. Che avevo già cominciato a fare qualcosa. Riparto da questo e vado a farmi il mio collettore. Praticamente da qua incomincio a mettere su delle curve, gli do un puntino fino ad arrivare alla posizione che voglio. Ho visto più o meno anche la lunghezza di questa parte dritta del collettore, arriva circa qua. Quindi io devo arrivare fino qua, semplice. Ho buttato sul telaietto appunto per schivarlo, eccetera. Farò un collettore che quando esce è abbastanza dritto anche per avere l'agio di andare con la chiave a smontarlo, perché tante mie marmitte c'è cioè, a diventare matti per arrivare a smontare due viti di merda. E parto dritto e poi incomincio a incurvarmi fino a questa altezza, diciamo, in modo poi da andare a prendere la mia espansione. Ok. Se poi come qualcuno mi ha già chiesto, adesso gli sto dando, visto che ho la saldatrice a elettrodo, visto che ho la saldatrice a elettrodo, gli do qualche punto elettrodo. Poi cosa farò? Andrò al lavoro. Gli faccio dare dei punti fatti bene a TIG, poi molo le saldature orrende dell'elettrodo e poi la faccio saldare tutta a TIG. Sì, perché sennò fa schifo. Mano a mano lo prendiamo, lo proviamo, lo rimontiamo. Bel lavoro, bello tosto, bello lungo, soprattutto i collettori. Che le espansioni, bene o male, sono quattro pezzi, tre pezzi, dipende dalle marmitte che si fanno. E via. E monta e smonta e taglia e rifai e tira via, rimetti. Buona, finito di saldarla, ma che bella. Qua gli ho messo il tubetto, l'ho allungato, gli ho fatto il rinforzino dietro, in modo che col peso del terminale non succedeva niente. Gli ho fatto questa staffa in acciaio inox, ovviamente saldata. Finalmente tutta saldata per benino, ho cercato di tenerla tutta lineare. Qui ho dovuto fargli la gobba per evitare il telaietto che collega il motore al telaio vero e proprio. Ho cercato di farla più lineare possibile.
non potevo fare come le marmitte serie, fare tutte le fettuccine così perché sennò non finivamo più. E niente, comunque le saldature sono venute abbastanza belle, a parte qua che c'è stato un problemino, vabbè. E basta, adesso gli do una sabbiata perché essendo che aveva già l'avevo sabbiata perché aveva sulla vernice trasparente e saldarla veniva una schifezza, adesso vado a sabbiarla, la faccio diventare tutta così, anche se mi piace così, però quella parte qua non mi piace, perciò mi sa che mi toccherà verniciarla. Purtroppo o lo lucido tutta o la vernicio, perché sennò fa schifo, così non è bellissima. Poi a me nascondo qualche magagnetta che magari c'è in giro e via. Buona ragazzi, la prossima volta che vedrete questa marmitta la vedrete sul blocco Malossi, bella che è montata, e sentiamo come canta. Alla prossima!